lasciamo sempre due ciocche davanti, così. Poi facciamo due codini come abbiamo fatto nella prima acconciatura. Teniamo morbido l'elastico perché dobbiamo fare un buco così all'interno. Il codino lo facciamo passare all'interno del buco, così. E poi tiriamo. Carina, mi piace. Sembra una treccia, invece è solo una coda rigirata. Allora, mi piace tantissimo questa acconciatura perché è facile, però è particolare allo stesso tempo. Secondo me con le ciocche davanti ondulate poi sta benissimo.